ci avviamo alla conclusione anche per quanto riguarda i gironi di terza categoria. Qui mancano ancora 5 giornate per quanto riguarda i due gironi C e D della delegazione di Catanzaro, e quindi si potrebbe ancora ottenere, sperare che qualcosa possa capitare in questi campionati, almeno nel girone C, in quanto le prime quattro si trovano distaccate di 4 punti. Due sono le capolista, Conflenti e Marche, che hanno vinto il loro incontro odierno per 5-0, il Conflenti sul Cortale, e il Marche 4-2 a Maida in trasferta. Poi il Belvedere con un secco, un 3-0 ottenuto a Tavolino, si saranno assegnati certamente i 3 punti del giudice sportivo per la mancata presentazione del Coringa, e il Mac 3 che batte 4-2 l'ultima in classifica, il Serra Stretta. Crediamo che qui dovrebbe chiudersi qui il discorso della zona alta della classifica, in quanto l'Excalibur sconfitto nella partita contro i Longobardi 2-1, partita casalinga, probabilmente si tira fuori dalla zona playoff, anche se sono ancora 9 i punti di distacco dalla potenziale seconda posizione, che dovrebbe essere o del Marca o del Conflente, a seconda quale delle due dovesse soccombere nella disputa con l'altra squadra. Chiaramente ci sono sempre le altre due squadre che sperano di potersi inserire nella zona promozione, ma avendo 3-4 punti di distacco potrebbe ancora, attualmente non è così, e quindi ci sarebbe la difficoltà di dover fare il primo playoff, e chi dovesse, come dicevamo, non vincere il campionato poi potrebbe essere ammesso direttamente alla promozione in seconda categoria, senza dover giocare appunto la semifinale. Il Girifalco invece non riesce ad andare al di là del 2-2 contro l'Atletico Ferroleito, e quindi in questo caso si allontana anche dalla quinta posizione, e non può ottenere a questo punto la possibilità proprio di giocarsi questa situazione.